zabia! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video speciale, infatti non sarà 3v3 come al solito, ma 4 contro 4. Quindi possiamo presentare il nostro nuovo compagno di squadra, Sergio Cruz Pereira. Ciao ragazzi, vediamo come va sta partita oggi. La mettiamo tutta. Dire in italiano? Il nostro nuovo acquisto direttamente dal Brasile, ci è costato tanto ragazzi, quindi lasciate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi soprattutto al canale, perché per un ospite del genere non potete fare null'altro se non questo. Per il resto oggi siamo contro un team sicuramente proibitivo, mi verrebbe da dire, ma abbiamo tutte le carte in regola per potercela fare, Fre. Sì, innanzitutto ringrazio Sergio comunque per far parte della nostra squadra. Sicuramente abbiamo innalzato di molto il nostro livello, ma dall'altra parte ci sono altri avversari molto validi e molto forti. Andiamoli a presentare, ci sono Samuel, Pierino, Gnabry e Peco. Scusate, sto cercando degli avversari alla nostra altezza. Ah, piacere. Vabbè, ci accontentiamo. Io innanzitutto chiedo scusa ai telespettatori di Fabio, perché sicuramente siete abituati a un content molto più lineare e pulito, ma noi siamo il contrario vostro. Non è questo il caso, quindi vi chiediamo scusa a prescindere. Sicuramente comunque sarà anche bello allora questo confronto di personalità, magari tra la vostra esuberanza e anche tra la nostra tranquillità e pacatezza. Abbiamo anche tra l'altro... Cazzo di scuola hai fatto? Che? No, che scuola hai fatto? Perché? Come mai? Parli bene l'italiano, per quello. Beh, lo prendo come un grande complimento. No, veramente, che scuola hai? Un tecnico. Tecnico, un tecnico. Mi sembra un tecnico. Sì. Io spero che abbiate il pisello quanto il microfono, perché bro, porca puttana. Aspettative troppo grandi, non vorremmo deluderti dopo. Essendo una 4 contro 4, torna anche il ruolo del portiere. Sfidarmi oggi, dall'altra parte ci sarà Peco. Sì, oggi sfida molto tosta. Prenderò la rivincita contro Sergio, nonostante la YouTuber Summer Cup, mi ha fatto gol di rigore. Oggi prendo la rivincita direttamente dalle giovanili del Real Madrid. Buon Courtois. Dal 2017 io seguo Fabio perché faceva belle partite, bei video, e per la serie di Off Summer mi sono ispirato a lui. Oh. Ah. Un applauso a Gabri. Un applauso alla sincerità. Per la prima volta vengo a conoscenza di questo fatto. L'arbitro è lì con la maglia della Juve. Oh. Giallo, rosso, nero. Mi sembra tutta da arbitro questa. Questa sì, è da carcerato in realtà. Però. Detto da uno che ha le mutande della Juventus, tra l'altro. No, è... Ma tu hai la mutande della Juve? Sei un clown! Ma io ragazzi non lo so. Non lo so. Vabbè, se non puoi batterli unisciti a loro. Ma quindi cosa andiamo a fare? Sì, andiamo a introdurre quella che è la sfida, come ha già detto più o meno Fabio. 4 contro 4, quindi portieri che rimarranno un po' di più in porta ovviamente. Andiamo a vedere come ci comporteremo, perché il campo è sempre circolare, ma chiaramente un po' più grande rispetto a quello dell'ultima sfida con i Fuse. Per quanto riguarda il tempo, due tempi da 10 minuti e nel caso di parità, golden goal. Allora andiamo ragazzi. Andiamo! Ladies and gentlemen, welcome to this fantastic match. We got Perlas Bull versus D Moro. Oh my god, it's gonna be a friendly match, and I don't know, I think it's gonna be a real battle. So are you ready? So we got Sophia and she's a okay. Sophia. Yeah. Are you single? Yeah. Okay. Who do you think is gonna win this match? I think that Hof Samuel is very good in this little camp, so okay. It's gonna be dangerous for them. Do you think Hof Samuel is dangerous because he's black, or he's dangerous because he's a good... I don't want to tell this, but yeah, this is the motivation. Okay. Sophia, would you like to do sex with me? Yeah. I am gay. No, sorry, sorry. Ragazzi, se vincete Sofia me la dà, quindi signori e signori, benvenuti a questa partita. Io sono Isaac Show. E io Sofia Balzani. Oggi saremo i vostri commentatori. Sei pronta Sofia? Prontissima, non vedevo l'ora. Secondo te chi vincerà? Ok, va bene, bene. Direi che ci siamo, per cominciare. Arbitro, mi raccomando, non ci deludere. Via, caldo d'inizio. Non so se hai notato, però l'arbitro ha la maglia della mia squadra del cuore, non vorrei dire. Speriamo sia imparziale, però. Ah, è vero che tu sei juventina? Sì, sono juventina. Ma porca di quella miseria. Con gli occhi messi sul gioco. Tiro! Fuori. Attenzione, Sergio Cruz ci prova. La prova, ma non prende la porta. Un arbitro, la maglia della Juve, dici che a me non convince. Non ti convince? No. Per me rimarrà imparziale. Vabbè, la partita è lunga. Lo scopriremo. C'è la partita, gol! Gol! Gol di Mauro! Clamorosa, è dormita clamorosa del team Pirlas V. Ma ha lasciato tirare. Ma la partita è cominciata da
Un minuto? Un minuto già gol. È già gol. Cosa contro sta succedendo? Ogni pronostico, contro ogni pronostico. Assolutamente, assolutamente. Partita sentita, non si direbbe. Fanno finta di essere tranquilli, ma in realtà vogliono vincere. Vogliono vincere, è evidente dalle facce. Non so se si percepisce dalla cam. Magari si svegliano più la sua attenzione. Cerca Sam, non va. Sergio, Sergio! Attenzione, vicini, i Di Mauro vicini con Sergio Cruz, della Cruz, della Don, della Pereira, alla doppia cifra. Parata. Cioè, ripartono da dietro. Gioco basso. Bravo, bella finta. Cerca il compagno, ma non lo trova. Di poco. Ragazzi, comunque i Di Mauro ci danno, eh. Non immaginavo, ma ci danno un botto. Ci danno, stanno sorprendendo. Mi sa proprio che finirà... scazzottate. No, 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 no. Noi vogliamo la pace. Vogliamo la pace. Vogliamo il sesso. No, vogliamo la pace e l'amicizia. Pace e amicizia. Sempre c'è Samuel. Prova il tiro! Ed è gol! Golazo di Om Samuel! E Brasil! Om Samuel che la bola fece un golazo! Om Samuel che la bola fece un golazo! Ripartono, vediamo se si arrabbieranno dopo questo gol, se vorranno recuperare il vantaggio, Sergio. Pierino ha delle gambe che arrivano anche a Milano. Ok. Ovviamente parliamo delle due gambe. Ok, certo. Le due gambe. Sì, attenzione! Rischio! 1-1. Vedi? Attenzione! Mamma mia, che paratona! Paratona, signore e signori! Sam recupera palla, salva tutto. Scavetto per Gnabry, stoppa. Al volo per Pierre! La salva Sergio. Sergio Cruz. Fintina. Dribbling. Attenzione, va da solo, cerca il tiro, Pecchini, un salvataggio, un'assicurazione, Pecchini. Chi vincerà? Attenzione, il portiere dei Di Mauro è avanzato per... Di Mauro team, attenzione, Di Mauro cerca Sergio. Io chiamo tutti Di Mauro perché sono tutti Di Mauro. Esatto. Di Mauro team. E sono fratelli. Assist, buona, ancora buona, tiene in campo. Prova il dribbling. Gran passaggio. Va da solo, tiro! Mamma mia, paratona di Pechini. Ragazzi, vi ricordo che in questa partita ci sono almeno tre famiglie che stanno giocando. Perché i Di Mauro sono tutti fratelli. Gnabry e Pierino, che sono una famiglia. C'è mio fratello che sta giocando, che è Ob Samuel. Cioè, poi c'è la mia ragazza. Non dovevamo dirlo. Gnabry recupera palla, cerca Sam. Ecco, va da solo. Tiro, deviato. Giocano anche col portiere. Cambi. 1-2 il tiro. Mamma mia! Ma cosa hanno fatto? Oh mio Dio! No, ragazzi, bisogna mangiarne di riso con il pollo per fare un gol così, ragazzi. Qua possiamo solo che stringergli la mano al bolognese Doc numero 1. Mamma mia, cosa abbiamo visto? Mamma mia, che gol. Wow. Bellissimo. Vedremo la reazione dei Di Mauro. La connessione dei fratelli Pirlas, l'hai detto, ragazzi. L'hai detto. La connessione dei Gentili. Wow. E dopo neanche un minuto. Dopo recupera. Mamma mia, e siamo 2-2. Mamma mia, che partitona, ragazzi. Ragazzi, mamma mia. Stiamo vedendo dei gol già che il livello è alto. No, non sono gol da amichevole, signore e signori. Assolutamente no. Ancora Sam, prende palla. Prova il tiro! Deviato fuori, ragazzi. Siamo così, ragazzi. Let's go. Vamonos. Attenzione, Pier! Paratissima. Bravo portiere. Non si fa sorprendere Pechini. Attenzione, prova Sam, prende palla. Cerca Gnabry. Tiro sotto il palo. Golazzo. Mamma mia! Che gol! Golazzo di Gnabry! Recupera il fratello. Oppure Gian Bry, come lo chiama il Blur, signore e signori. Gian, mamma mia, siamo a... Passa per risultare per il gol, rimarrà con la stessa faccia. E risultato attuale? Risultato attuale, siamo 3-2. Riparte il team di Mauro. Con Sergio, che prova la finta. La riprova un'altra, finta dopo l'altra, fuori di sinistro, sopra. Quasi. Nel secondo tempo io penso che potranno dare di più, perché Sergio riuscirà a capire meglio i compagni, mentre gli altri hanno più feeling, si conoscono tanto. Però fidati, gli basta un tempo per creare una connessione forte. Sergio riparte dal portiere. Attenzione, lo vede! Ci mette il piede Pechini. Vai, ripartiamo da dietro. Gira. Se ne lo vede, lo serve. Gnabry intercetta tutto. Ed è gol! Doppietta di Gian Bry! No, la E, attenzione!
cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Io ho visto una E. Ho visto una E. A meno che non sia qualcos'altro. Mamma mia! Paratone di Pechini! Paratone di Pechini! Ma cosa stiamo vedendo? Fire, ragazzi. Cosa stiamo vedendo? Sergio si arrabbia, poi Sergio Cruz Pereira inizia a mettere il trono. Sergio Cruz Pereira, disgrazia. Sergio Cruz Pereira, gola. Gnabrinho, Gnabrinho, finissimo. Non è gol. Attenzione, fischia. Decisione più giusta di quella presa da arbitrino durante il pallone d'oro di TikTok. Ha suonato, io ho fischiato. Fine. È vero, nessuna contestazione. L'arbitro ha fischiato e lui dopo il fischio ha tirato. Quindi direi che gol irregolare. Signore e signori, 4-2, partita veramente intensa. E non me l'aspettavo, perché in teoria doveva essere un'amichevole, ma tutt'altro che un'amichevole. Come sta andando? Eh sì, stiamo facendo tanta fatica, fa troppo caldo, il clima non ci sta aiutando neanche a loro, è normale. Però noi siamo più vecchi, cioè io sono prossimo alla pensione di invalidità, quindi... Ok, prossima alla 104, perfetto signori e signori. Tu invece, ti ho visto molto attivo, ti ho visto molto energico, molto prestante. Però questo risultato 4-2 rispecchia lo sforzo che avete fatto fino adesso? No, non è andata bene, fa caldo anche per loro. Però abbiamo beccato un Gnabry in forma, un Perino che la mette sotto l'incrocio e niente. Cerchiamo di rifarci in questo secondo tempo e se continuiamo così per me ce la giochiamo. Ragazzi, dovete solo mangiare un po' di riso con il pollo. Ma avete un brasiliano che di riso e carne ne sa veramente veramente tanto. Sergio! Allora, siamo stati un po' sfortunati, tante giocate potevamo chiudere, adesso proviamo a fare un qualcosa di meglio e fare tanti gol. Portiere, tu mi sei piaciuto un botto, perché ad una certa addirittura Sofia ti ha quasi paragonato a un certo Ragnar, ad una certa. Cosa ne pensi di questo paragone? È un onore per me essere paragonato da Ragnar, l'ho conosciuto e dai, adesso dovrei fare meglio, perché comunque 4 gol sono tanti in un tempo, potevo parlare di più. Allora ragazzuoli, li state direi mangiando, come mangiate riso con il pollo, com'è? Allora, non è finita, perché loro sono veramente forti, hanno Sergio lì che quando si sposta la palla non ce n'è, però ci siamo. Pier, hai fatto un gol, c'è stata una connessione tra voi due fratelli che boom, dentro, com'è successo? Grazie, grazie, io dentro di me ho un bug e ogni tanto si accende. Ah, questi bug. E come hai detto tu, abbiamo fame perché è ora di pranzo, quindi avevamo qualcuno da mangiare, ora però è l'ora del dessert, c'è un lavoro da terminare. Questo bug potevi accenderlo anche alla Summer Cup, però Bologna. Del Bologna. Ah, è nuova! Ecco perché allora c'ha questo bug. Giorno, ho saputo quindi fare un gol strepitoso. Pechini, hai fatto delle parate della Madonna. Voglio aiutare la mia squadra. Devo riprendere la mia rivincita contro Sergio. Va bene. Voglio vincere oggi. E diamo inizio al secondo tempo. Let's go! Ed eccoci al secondo tempo. Siamo pronti? Come finirà secondo te? Vai, pronostico. Oddio, allora adesso siamo un 4-2. Attenzione, vedremo almeno altri 4 gol. Quindi ti dico un... un 7-4. 7-4 per... per il team per la SV. Attenzione, traversa! Mamma mia! Mamma mia! Ho visto tremare! Ho visto tremare sia Pechini che soprattutto la porta! Porca miseria! Wow! Mamma mia, che botte dei Di Mauro! Sfortunatissimi team Di Mauro! Veramente sfortunati! Ok, te lo lascio uscire. Girano col portiere. Che esce, attenzione, eccolo! Mamma mia! Lo lasciano da solo! Eccolo! L'avevo detto prima! Il paragone con Ragnar! Eccolo, signore e signori! Eccolo che ci dimostra che il paragone era azzeccato! Azzeccato! Attenzione! Mamma mia! Però c'era quello di Samuel! Mentre noi stavamo distraendo il team di Mauro per sbaglio! Samuel prova a punirli! Attenzione, Sergio, riparte! Siamo su un 4-3, che poteva essere un 4-4. Gira tutto. Niente. Prova il dribbling davanti alla porta, pericolosissimo, non se la fa scappare, giro, passaggio, attenzione la passa, tiro, niente, mancino fuori, non no, di non calibrato benissimo. Se ne pirlas o Samuel passa in mezzo tutti, no? Lo cerca Gnabry, lo serve di tanto, peccato, voleva l'Eurogol, peccatissimo. Ok, riparto team di Mauro, allora tocca a loro, è il loro turno. Valdrimi, tiro al sinistro, Pechini. Questi non sono tiri che possano impensierire un portiere come Pechini, signori e signori. Già, però provarli, ci sta. Esatto, metti che... Eccolo! Mamma mia, però! Del team di Mauro! Recupera
4 pari. Attenzione, la dedica. Il gol, l'esultanza. Mia nonna. Oh, no, che carino. No, non è vero. Ah, fa culo. Ma come non è vero? Io mi stavo emozionando. Mi ha fregato. C'è lui, però comunque bel gol, bravo, bel gol, bel gol. Sì, quindi siamo sul 4 pari. Attenzione, Gnabry, riprova. Quasi. 4 pari, ragazzi. Mi sa che il mio pronostico già è andato a... Sta sballando. Attenzione, l'intesa per la doppietta. Il portiere non si preoccupa. Mamma mia, se la metteva questa. Se la metteva questa. Un semiscorpione. Gira con Pechini. Pierre. Per Gabri. Che la gira Sam. Gran passaggio. Assist. No, sbaglia lo stop. Ma non lo... Deviato. Samuel ha perso il tempo di... tempo di gioco. È un gol già fatto. Gran assist di Gnabry. Eh sì. Attenzione, ecco Gnabry. Pierino, parata. Attenzione, ma... ci mette la gamba. E non va. Per Gnabry, attenzione, il tiro. Paratona. Del portiere. E poi c'è il gol di Mancino. Mancino, ma cosa ha tirato fuori? Colato. Attenzione, hanno il loro mano. Triple 7, dare Polo Gang, signori, 777, ok. Attenzione, va bene. Rimonta, recupera. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never... 5-4 per il team di Mauro. Ragazzi, vedremo cosa è successo. I Pirla si devono dare un attimino una svegliata, perché Sergio Cruz, quasi deviato da Pierre. Dovrebbero allargarsi e farsi vedere. No. E invece paratona di Pechini. Pechini non si lascia sorprendere questa volta. Cioè, erano tutti raggruppati lì. Anziché allargarsi e farsi vedere e allargare il gioco. Non va bene. Così non concedono visione al compagno possesso di palla. Si gira, attenzione, prova la bomba, parata, ci mette il piede. Attenzione! La bicicletta! La sforbiciata, porca miseria, Pierino! Pierino si prova di nuovo, attenzione! Di Mauro da solo! No! Wow! Attenzione, ma cosa abbiamo successo? Cosa stiamo vedendo? Wow! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, se faceva quello! Mamma mia! Quella rovesciata lì! Bro, se facevi quella rovesciata, Sofia te la dava, te lo dico! Isaac! No. Attenzione! Cosa ha preso? 5 minuti, attenzione, alla fine! 4, sembrava l'attacco! Per Peco! Che prova! Attenzione! No! Non ci posso credere! Non ci posso credere, ragazzi! Non ci posso credere! Mamma mia! Disfatta totale! Disfatta totale del T Pirlas! Non bisogna mollare, mancano ancora 4 minuti! Ragazzi, la gente come noi non molla mai! La gente come noi non molla mai! La gente come i Pirlas non mollano mai, ragazzi! Fino alla fine! Mollare fino all'ultimo secondo della partita! Vedremo se ci regaleranno soddisfazione. Cerca Pierre. Signora, tutto calcolato, dice Pierre. Ci mette il piede di Mauro? Va? Non lo trova! La passa! Al fratello, 1-2! Fregati! No. Si se ne va Pierre da solo! Bravo! Portiera! Arbitro, quanto manca! Il tacco! Ma cosa abbiamo fatto? Che gol ha fatto? No, guarda! Aiuto! Oh mio Dio! Qualità, ragazzi! Qualità, signori! Qualità! Mamma mia! Il team di Mauro è troppo sul pezzo. Attenzione, Sergio, compagno, nessuno a difendere. Torna Sam per Sergio. Sono attenzione, Pechini in ginocchio. Sono connessi tra di loro. La riprova. Li stanno prendendo pure in giro. Li stanno prendendo pure in giro, signore e signori. Mai visto. Mi sta a sedere più. Cioè, mamma mia, dove sono? Allora si riparte.
Gabri, prova il tiro! Oh mio Dio, Gabri si prova da... Niente, da lontano, attenzione. Disperazione negli occhi, purtroppo... Sì. Dei Villas, perché... Sta veramente, si stanno arrendendo piano piano. Hanno perso il coraggio, lo ritroveranno. Ragazzi, non dovete mollare, non dovete mollare. Non dovete mollare, e invece... E invece, torna tu nella Samuel, ma... Però salva tutto sempre. Se ne Samuel, attenzione, Samuel, Samuel ci prova. Bomba deviata da Sergio. Dai, cioè, dai, dai. La differenza ancora tra loro... Sergio! Tira su la squadra. Mamma mia. Vogliamo una partita combattuta fino alla fine. Vedete che sta facendo la squadra, diciamo, dei Di Mauro, è che nonostante siano in vantaggio, non stanno mollando di un centimetro. Guarda, cioè, guarda come giocano, come sono connessi, come si vedono, come si parlano. Però nel campo vedo che stanno provando qualche tricchettino il team Di Mauro. Esatto, perché ormai hanno preso confidenza, hanno preso molta confidenza. Vedremo se riuscirà. Attenzione, va il tiro, parata da Pechini, recupera Gnabry. Parte in contropiede, deviato da Sergio, che prova a andare da solo, la mette sotto la rete. Venuto per l'abbraccio. Ragazzi, Sergio è rimasto, punizione veramente tosta. Ha puniti. È uscito l'istinto brasiliano. Punizione veramente, veramente tosta da digerire. Di nuovo più due per il team Di Mauro. Attenzione, Gabri, torna in campo, fa una bevuta. Tira Pierre, parata. L'importante è non mollare mai. Esatto, fino alla fine. Sam, traversa di nuovo, sì, doppia. Ragazzi, non lo so. Pierino! Oh mio Dio, cosa avremmo visto? Il corpo di casa, signore e signori. Il colpo di casa. Sfortuna. C'era quasi. Attenzione. La mette giù. Riparte subito, non perde tempo. Samuel, parata. Mamma mia, ma che è quel... Bro, ma altro che Ragnarok, ma vaffanculo. Portiere on fire. Respira, recupera, cerca Pierre, che lo serve, e poi va in porta, calcia per terra, si vede che c'era un... e finisce così. E finisce così, signore e signori, una disfatta totale. Disfatta, hanno avuto anche sfortuna, doppio incrocio. Vabbè, doppio incrocio, però comunque per come era finito il primo tempo, che era un 4-2 per i Birlas. Un cambio di rotta. Sofì, ma tu te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, mi hanno veramente sorpreso, molto forti, dei gran gol clamorosi. Chi è che ti ha sorpreso più dei tre? Mi vogliono dirottare il giudizio, quindi sono costretta a dire il nostro ragazzo che esulta. Il ragazzo che non ricordo il nome, oh. Brava. Dai, dici il nome. Di Mauro, Antimo con dei gran gol. Attenzione. Insieme al fratello, del talento, qui c'era del talento in campo, ragazzi. Signore e signori, andiamo a sentire i giocatori. Pierino, cosa è successo? Quando ho detto che stavo cercando degli avversari, la mia altezza, che era l'ora del dessert, è perché mi era stato detto all'inizio video che io dovevo giocare con i neri, quelli con la maglia nera, non... E quindi c'è stata una confusione e ha perso la squadra in cui pensavo di dover giocare. Gattetto! Faccio i complimenti agli avversari, io a quanto pare ho i polmoni solo per un tempo. Quindi petizione qua sotto, facciamola partire per far durare le partite di calcio solo il primo tempo e non anche il secondo. Ok, al tuo gol di tacco sono svenuto però. Vieni. Ma quel gol di tacco, come? È istinto, è come Sergio Cruz Pereira. È una giocata che avevo mentalizzato prima di prendere il pallone, capito? Ah. Prima ho detto aspetta che faccio il colpo di tacco alla Zlatan Ibrahimovic, okay. Perché io e lui siamo tra l'altro connazionali, perché anch'io vengo da dove viene Ibrahimovic? Dalla Svizzera. Sì, esatto. Svezia. Dai, wow. Vabbè, anch'io ho la mamma svizzera e il papà svedese, quindi nei geni, insomma. Il padre serbo-croato, la mamma serba, invece. Infatti, no, grazie. Complimenti, veramente, anche per la vittoria. Abbiamo perso, perché non abbiamo corso. No, perché qua ti apri? Signore e signori, eccoci qua a fine partita, clamorosamente finita 8-5, allora, una rimontata. Che cosa è successo? Allora, è successo che abbiamo voluto regalare la partita perché vogliamo fare la rivincita e faremo prossimamente la rivincita e vedremo, capito? Giocheremo seri stavolta.
Diciamo che nel primo tempo ci ha gasato forse un po' troppo e nel secondo abbiamo sottovalutato gli avversari, anche se già dal primo tempo ci avevano fatto capire che non erano per niente scarsi, però è stimolo per allenarsi, studiarli meglio e fare la rivincita. Quindi la prossima volta pensi che possa andare meglio? Ah, la vedo dura perché comunque segnare a loro è sempre difficile, però ci proveremo. Fabio, tu ti aspettavi questo risultato? Sì, io mi aspettavo di ribaltarla perché... Ragazzi, la sicurezza ce l'ha! Perché la gente come noi... Non molla mai! Bravo! È Fabio che dice la gente come noi, non so, è un misto tra cringe e trash. È uscito dal personaggio. Un misto tra cringe, trash e un Gilbert Nanà, direi. Ma la gente come noi non molla mai. Raccogli quei soldi che ti hanno dato per farti dire questa frase. Attenzione! C'era il neo pallone d'oro di TikTok che li ha aiutati. Ho aiutato come un giocatore normale, perché loro già sono una squadra. No, 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 tu non sei un giocatore normale. No, togliete, va bene tutto. Togliete, ragazzi, 3 gol di Sergio, diventa 5-5. E abbiamo già detto tutto, signori e signori. Detto ciò, una cosa è sicura, che i Di Mauro si sono meritati almeno un piatto di riso con il pollo a testa dopo questa partita. Perché la gente come voi... Basta, raga, avete rotto con sto canto. Molla sempre. No. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, mettete like al video. Da Isaac Show è tutto. E dai Di Mauro. E dai Pirlas V. Da Samuel. Da Sergio Cruz. Della Cruz, della Don, della Bene, della Brenere. Let's go. Alla prossima. Ciao, ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to